Ciao raga! Buongiorno, andiamo a prendere il camion. Camion. Programma della giornata. Programma della giornata è direzione Emilia Romagna. Sono. Dovrebbero essere Parma, Formigine, Crespellano. Bologna, Interporto, Center Cross dentro vicino all'Interporto, su 5 e poi il ritiro a Correggio, provincia di Reggio Emilia. 6 servizi. Proviamo a fare tutta in giornata. Vediamo se ci riusciamo con le 10 ore. Buongiorno, siamo sulla Paulese in direzione Cremona, andiamo a prendere l'autostrada Cremona. Ho provato qualche volta andare a fare la statale e andare verso prendere l'autostrada che è San Giovanni, da qua da Soresina. Ho scaricato stanotte, per cui era buio, non era neanche far possibile in ribalta, poi lì non ti fanno manco entrare. Alla grande lì, alla F Logistic. Non ho neanche fatto due riprese perché tanto al buio. E ora sono le 8, sono le manca 10 alle 9, sono già di ritorno per fortuna. E sono qua sulla Paulese. Dicevo, ho provato qualche volta ad andare a prendere di là da Castel San Giovanni l'autostrada, a fare tutto il paese lì. Mi sono perso due volte. Basta. Faccio l'autostrada, vado a prendermi la mia autostrada, la allungherò un pelo, però sono sicuro che almeno li viaggi, sei tranquillo, non sei a rischio e tante altre belle cose. Buongiorno, abbiamo scaricato a Roma stamattina e adesso ci portiamo verso casa. Come dice Tony, si ritorna alla base. Ieri sera ho dormito a Orte e niente, ho sentito Bancomat che dovrebbe essere dalle parti di Perugia, quindi può darsi che adesso andare in su ci becchiamo per strada. Adesso intanto ci buttiamo sul raccordo e iniziamo a portarci in su. Ci vediamo dopo. Ciao, bye. We'll be right back.
arrivati alla barriera di Fiano Romano. Bancomat al telefono. Pronto, Ale? Ma signor Roby, com'è? Io sto venendo in su. Ho capito. Sto venendo in su. Ma dove sei adesso? A Magliano Sabina. Dove cazzo? Siamo a Valgiugliano, arrivo a Valgiugliano. Ma io sono ancora prima di Orte sono. Non si sente un cazzo. Sto malissimo. Esci a strappi, Ale. Non si capisce niente, dai. Vai, ciao, Ale, ciao. Minchia, non si capiva un cazzo. Usciva come Robocop. vabbè. Comunque lui, ho capito che per mezzogiorno è a Val di Chiana, io sono ancora qua a Orte. Campa cavallo che l'erba cresce. Ciao, bye. Boh, Badia ho caricato, ora andiamo. Visitatore. Ridiamo questo e ce ne andiamo. Pausa, mi si chiudono gli occhi, non c'è niente da fare. Fermo qua a Montecatini, lì Saravalle, Chiaravalle, come si chiama quella di servizio. C'è una mezz'oretta, quello che è, poi proseguiamo per Genova. Quando non si può, non si può. E cala la palla, non c'è niente da fare. Aria di servizio. Primo l'abbiamo fatto, andiamo avanti. Siamo a metà, come consegne. È quasi come tempo di guida anche. E mi manca un Bologna e un Bentivoglio e poi il carico a Correggio. Adesso sono a Crespellano, aspetto che mi fa quarto d'ora, così a zero la bestia qui e poi vediamo. Come ho detto, sono messo abbastanza bene, sono contento, dai, magari stasera finisco anche un attimo prima, dovrei starci dentro con le 10 ore, ci aggiorniamo dopo. Abbiamo fatto un po' di sosta, abbiamo aspettato, ci dicesse qualcosa alla fine del vuoto per portare a Genova, da una parte meglio. Poi a Genova vediamo, qualche santo sarà. Tanto, il nostro tempo non si può fare diversamente, c'è vento, finché c'è vento i porti sono chiusi. Però una volta che siamo a Genova, poi i programmi iniziano.
iniziamo a vedere poi il programma. Poi Arzeli 2, c'è la coda che parte dal Derna per entrare a scaricare i vuoti, perché Voltri è chiuso, non riceve container vuoti e tutti vengono qua, e qua c'è il delirio. Oggi c'è il delirio. Ci siamo messi la tenuta da portuale, perché qua vogliono che ti metti la pettorina, alta visibilità, perché sai, di giorno non ti vedono. La sicurezza questa, che sicurezza che c'è. E niente, qua adesso passerà ancora, speriamo una mezz'oretta, ci vorrà una mezz'oretta, ci vorrà una mezz'oretta per scaricare ancora. E poi vediamo un po' cosa dall'alto cosa dicono. Come se non bastasse, ci manca anche il treno e abbiamo completato l'opera. Ci abbiamo messo 40 minuti buoni per scaricare, adesso per uscire c'è anche il treno. Ciao, bye. Oh, Viareggio, direzione Genova, ci stiamo avvicinando sempre di più, eh. Ho fatto una piccola pinichella di mezz'oretta lì al servizio, anche perché, come avevo accennato, non sono in forma. Dovevo essermi preso l'aspirina stamattina, perché c'è mia figlia con l'influenza, mi sa che mi ha attaccato qualcosa. Sono proprio un mollo, mi sembra di essere andato in Groenlandia col camion e stare a tornare indietro senza sosta. Piano piano vediamo di arrivare alla meta. Tanto. Siamo in conferenza con Chiodo e Antonio. Gente, qualcuno li sente qua? Salutate un attimino. Buongiorno Roby. Ciao Antonio, io sono Chiodo, sono qua, a Lucca, che mi devo fermare a fare i 45 minuti di pausa, l'ho appena detto nel video. Saluto a tutti, ragazzi, è bella la videoconferenza, solo eccezionale lo può fare, solo Bancomat. Niente, sono qua Antonio, dove sei di bello? Io sono sulle montagne di Tartufi. Il carro si è spaccato, quindi devo cercarlo io. E niente, cerchiamo di rientrare. Adesso li lasciamo sti ragazzi, perché stare al volante con sti telefoni è un macello. Io, passate signori, e via. Chiodo rientra di sicuro, perché fa 45 minuti qua e se ne vola a casa. Ciao, bye, buona strada e occhio vivo sempre. Ciao Tony, ciao Bancomat. Dimmi Antonio! Fate un casino, perché mi è uscito dal navigatore, bellissimo, bellissimo. Piccola conferenza con Antonio e Chiodo, mancava la Monica ma non c'ho il numero, quindi ci voleva uno che lanciava per inserirla, perché sennò viene fuori un casino, ci voleva un altro telefono. Vabbè Monica, ti salutiamo e ci vediamo presto. I 45 minuti sono passati, possiamo andare, va. Abbiamo passato Brugnato, adesso un'oretta e un quarto sono a Genova, quindi si conclude qua
questo rientro da Roma. Buona strada e occhio vivo sempre. Ciao. È l'una, ore 13, quinto scarico fatto, quindi adesso manca l'ultimo, correggio, carichiamo le 3:30, prima no, non ce lo danno, quindi abbiamo tutto il tempo per fermarci a mangiare e ce la facciamo benissimo a rientrare oggi. Ci aggiorniamo più tardi. A dopo. Andata bene. Adesso 3 ore per arrivare a casa. 6 e 39 con la guida ci sto dentro e con l'impegno non lo so, perché bisogna vedere cosa c'è in tangenziale ovest stasera. Va bene, anche questa è fatta, rientriamo alla base. Aio, alla prossima. Boh, abbiamo scaricato, abbiamo fatto tutto, sono avvolti, devo prendere qua il viaggio per domani, un frigorifero, chiudo tutto, domani è il giovedì col blocco alle 16, speriamo bene, frigo da avvolti, domani blocco alle 16, c'è freddo, ci mettiamo la giacchetta che ormai qua la festa sta finendo. Ciao signori, ci vediamo al prossimo giretto, ciao. Ciao ragazzi, video messaggio per tutti i follower di Trackers on the Move che hanno un canale su YouTube. Ci piacerebbe ritagliare uno spazio dedicato a voi dentro gli episodi di Trackers on the Move. Ecco come. Fate un video con il telefono o con la vostra videocamera. Il video non deve oltrepassare i 2 minuti. Ricordate, chiuso il telefono, deve tenerlo orizzontale. È importante che la videocamera o il cellulare filmino in una risoluzione di 1080x720, cioè in HD. Buttate il file nel vostro computer, andate su YouTube e fate così. Siamo su Google, andiamo su YouTube,
vai sul mio canale, qua ad esempio sono io, vedete la mia faccia, carica video, già qui fate l'impostazione, vedete qui sotto, seguite la frecciolina, cliccate non in elenco, importante, quello che interessa a noi è questo, via, non in elenco, seleziona file, schiacci la freccia e ti vai a cercare il file nel computer. Io ad esempio adesso te ne metto uno che ho messo su desktop, mettiamo sto qua, fatto, qua ti dà le impostazioni, non in elenco, vedete c'è già, potete modificarlo anche qua se volete, ma noi mettete non in elenco, a posto, è caricato, aspettate che lui carica, faccia tutto, ecco qua, YouTube ha caricato il video, a noi interessa questo link qua, tacca, prendete questo link, lo copiate e mandate il link del vostro video a hackersonthemove@gmail.com. Nel video potete dire quello che più vi piace, tipo saluti, ciao mamma, sono su Hackers on the Move, consigli, critiche o giudizi, quello che volete, è il vostro spazio. A noi piace molto l'idea. E a voi? Gira la tua clip e fai parte di Track on the Move. Visto dove sono? Camion nuovo. Ero su un paesino lì nelle zone di Bergamo e all'improvviso tac, non andava più la leva delle frecce. Funzionava tutto, tergicristalli, acqua, nabagliante, tutto quanto, ma la freccia niente, non si inseriva. Alla fine dovuto andare in assistenza. Hanno cambiato la leva direttamente e via, tutto a posto. Vabbè.
abbiamo etichettato 4 etichette, a volte ce ne vanno anche 8, 12, 16, 4 me la sono cavata. C'è il lato sinistro del container, il pieno d'olio, ma qualcosa che c'è in cima, si vede che è in catasta, boh, perché il container è a posto, dentro è tutto pulito, quindi qualcosa di esterno, lì sta gocciolando olio dalla cima, boh, vabbè, mi daranno una lucidata i parafanghi. Stiamo caricando qua a Siziano, come detto prima è un IMO, dovrebbe essere, non è la prima volta che vengo, dovrebbe essere un carico abbastanza veloce. Sentiamo dopo. Qui il bagno non c'è, mi devo arrangiare come posso. C'è un bel campo. A volte capita anche questo. Ok, ci siamo quasi, abbiamo i documenti, però per quanto riguarda le etichette se ne erano dimenticate 4. Vado a mettere queste qua e andiamo. Ok, etichette messe, documenti ce li abbiamo, è un IMO importante, la multimodal, è la scheda a 16 punti. Così si chiama, se no senza sti qua in porto non lo scarichi neanche morto, tanto per dirne una, e basta, ora direi che posso scendere, e via, andiamo giù, direzione Genova. Secondo video che faccio con la macchina nuova, ora l'ho ripreso, qualcuno mi ha chiesto, è un 460, 460,6 €. Ogni tanto cerco ancora le cambio, la frizione, ma sempre meno, ormai quasi mai più, dopo una settimana poco più. Devi rimparare un attimino a star dietro a lui, perché c'è poco da fare, molto, io lo chiamo molto bradipo, no? Specialmente nelle rotonde devi anticipare parecchio la frenata, perché altrimenti sei sempre lì a toccare freno, è un po' un casino, cioè, bisogna abituarsi, diciamo, dai, però comunque sia tutto molto più soft, più lento. Peletto, perché vado a fare già il gasolio, che come vi ho fatto vedere nell'altro video c'ho un serbatoio che veramente fa piangere, mi ci dovrò abituare, ma questa è dura da abituarsi, cioè il serbatoio veramente è una cosa che mi sta qua, poi comunque quando è pesante consuma quasi quanto l'altro secondo me, però sono ancora dati che da fare, ne parleremo più avanti, bisogna fare i consumi reali, poi dicono che un po' è nuova, si deve stabilizzare, mi dicono qualche collega, ma le macchine nuove all'inizio scaldano, sembra che scaldino tanto, consumano un po' di più e poi si stabilizzano un po', ve lo saprò dire anche sto qua, devo fare gasolio, poi lo scarico a volte.
33 litri. Mancava solo la D-Blue. Abbiamo fatto gasolio, la D-Blue, mi devo abituare anche a questa storia della D-Blue, e ne succhia ragazzi, ne succhia sto qua, mi dicono, vabbè, mettiamoci l'anima in pace. Direzione Foltri, tanto ci mancherà la capitaneria, un altro documento oltre a quelli che vi ho fatto vedere, perché sennò questo container non lo scarichi. Se il mio ufficio non mi lascia quel documento, rimango lì finché non arrivo questo documento, la capitaneria di porto. Mi è capitato di aspettarlo anche 3, 4, 5 ore, che non arrivasse nemmeno, che devi portarlo in qualche parcheggio, cioè il container in qualche posto particolare, perché non arriva sto pezzo di carta. Ce n'è tanto, ce n'è tanto. Direzione Volti, a dopo. Mi è andata malissimo, malissimo la capitaneria, non c'è. Ufficio in pausa pranzo, se ne parlerà dopo le due. Meno male che sono andato a fare gasolio a D-Blue e compagnia bella. Vedrete che ci vorrà più a scaricarlo che il viaggio in sé stesso, quando ti mancano questi documenti. Non è sempre così, ma capita ancora. Niente, ora se ne parlerà dopo pranzo, il mio ufficio già è in pausa pranzo, e vediamo poi da farsi, dai. Il nostro viaggetto assiziano abbiamo fatto, sbrighiamo le burocrazie e poi si vedrà. Ci aggiorniamo alla prossima. Ciao. Equiserie a Chalon. Una volta questa era la strada che da Pondain portava a Chambéry, adesso ti fanno fare il giro dell'autostrada, ti mandano giù a Lione, e qua ci hanno messo il divieto a 12 ton, cioè 12 a 19 ton, e praticamente non si incrocia neanche un camion, a parte che vabbè è venerdì, però una volta c'era via, vai, tra inglesi, belga, francesi e anche italiani che andavano su verso Parigi, c'era tutto, anche ristoranti e tutto, adesso c'è più niente, tutto morto, distributori chiusi, ristoranti chiusi. Thank you.
fatto che la curva qua c'era lì il ristorante da Denis. Qua a sinistra c'è fuori ancora la scritta France Route, però non parcheggio non ce n'è più, c'è tutta l'erba, piante addirittura, basta, non ne fa più neanche il ristorante. E qui c'è una strettoia e subito dopo c'era il ristorante anche qua, qua a destra dovrebbe essere, e non c'è più niente, no forse c'è ancora, no il ristorante c'è ancora, eccolo qua, e si parcheggiava qua a destra, tutto il parcheggio qua. Anche qua si mangiava bene. E il venerdì qui, non qui, più avanti, c'erano sempre i puffetti aspettarti che ti controllavano la settimana. Era sempre una battaglia. Qua sul rettilineo, qua se non mi sbaglio, dovrebbe essere il parcheggio, esatto, sì. Tiravano fuori qua e se non eri a posto mazzulate, e c'è anche la pesa e tutto c'era. Ok raga, allora sono entrato in autostrada dopo Chambéry, sono già in direzione Freios, il traffico si è ridotto qua, adesso c'è un po' di traffico sicuramente fino al bivio dove vanno per Albertville, dove ci sono le piste da sci e dove i camion girano per Modane Italia, c'è un po' di traffico qui che va su, vanno a sciare, la Pasqua sui campi da sci. Facciamo sto tunnel del Freios, facciamo, l'hanno già fatto, percorriamo sto tunnel del Freios e si conclude qua il viaggio, perché adesso arrivo dall'altra parte e faccio ancora un pezzettino di discesa così e poi mi fermo a dormire e domani c'è la solita Milano-Torino e com'è vuoto? C'è nessuno, non si vede nessuno all'orizzonte, ho un camion dietro, allora mettiamo 70 all'ora giusti almeno. Buona Pasqua, buona strada e occhio vivo sempre, ciao bye! Thank you.
ragazzi, ieri sono partito, sono andato a caricare, diciamo che con 9 ore e 40 sono arrivato lì a... ho fatto l'uscita di Vasto Sud e ho fatto un 12-15 km, sulla sinistra c'era questo ristorante che mi ha consigliato il mio amico del sud, Edoardo. Mi ha detto vai là se riesci con le ore arrivarci che si mangia bene. Infatti ci sono arrivato con 9 ore e 40, Edoardo è un calcolatore, non si sbaglia. E infatti mi ha detto dovresti arrivare lì giusto giusto. Sono arrivato lì, mangiato da Dio, tutto a base di pesce. E... ma che bel viaggio è questo, ragazzi! Maria. È fantastico. Ho dormito lì, pacifico, bello, tranquillo. Stamattina alle 7 mi sono svegliato. Ma che bellezza! Non c'ho da girare terminal. Porti, vai, entra, fai coda, no, qua no, la sì, mamma mia, due giorni e mezzo quieto, mi faccio la mia strada e ciao vai. Ragazzi, ma che bello è, ma che bello è. Sto viaggiando senza pensieri, a parte l'Adriatica qua che mi piace proprio perché è galleria. È infinita proprio, è infinita, vai sempre, vai, vai. E... mi piace per quello perché sembra che non finisce mai. Poi io, cioè, questi viaggi qua li amo perché il mio unico pensiero ieri era quello di fare strada e trovarmi un posto dove mangiare. Eh? Oggi idem, fare strada e trovarmi un posto dove mangiare. Non ho pensieri terminal, vado là, speriamo che non c'è coda, speriamo qua, speriamo che non becco il cambio turno, corri di qua. Speriamo che ci mettano poco a far dogana, speriamo che ci mettano qua e speriamo che ci mettano là. Sto facendo il mio lavoro, guido, una meraviglia ragazzi. Poi ripeto, lì qua, questa Adriatica qui, beh lì sembra infinita, vai sempre, vai, 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 vai. Ma che bello è, ma che bello è. Prendere le sigarette ora. Appuntamento per un caffè con chiodo, qual è di servizio orario? Vediamo se riusciamo a incontrarci dopo tanto 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 tempo che non ci becchiamo più. Piano piano, tanto allora.
questa è mia. Vediamo un po' dove troviamo il nostro chiodino. Allora, qua non ce n'è di container. Forse l'ultimo laggiù. Mi sa che questo qua. Vediamo se c'è il posto di fianco o no. Questo è lui. Però di fianco c'è un furgone, mannaggia il furgone, mannaggia. E noi ci andiamo a parcheggiare di là. Guarda, guarda, che vede? Se non c'è parcheggio, in qualche modo bisogna parcheggiare. Era il posto là nelle corsie dei bus, però qualcuno dice voi parcheggiate sempre al posto dei bus. No, io non parcheggio mai al posto dei bus, però ci sono sempre i camper e le roulotte parcheggiati al posto dei camion, che giustamente anche loro dove parcheggiano, se no. Siamo sempre sempre alla solita storia, dove cavolo si parcheggia? Vado a vedere. Ciao, vai. Guardalo. Ciao. Ciao ragazzi, guardate un po' chi ho incontrato oggi. Chi ho incontrato? Vieni qua, vieni qua. Vai. Oggi ho incontrato la Monica, che incontro pochissime volte, eh. Orari diversi, un po' zone diverse. Oggi l'ho beccata qua. A Como? Alla di servizio? Lario. Provincia di Como. Provincia di Como. Quindi auguriamo a tutti. Buona strada. E occhio vivo, vivo sempre. Ciao, ciao, bye. Bye. Ciao ragazzi. È stato un piacere incontrare la Monica, la incontro rarissime volte perché un po' fa anche lei la Toscana, ma la fa con orari diversi. E, o se no ci incrociamo e chi ha fretta, chi c'è l'autogrill che non c'è sottopassaggio, una balla e l'altra facciamo fatica a incontrarci. Oggi l'abbiamo beccata qua all'area di servizio Lario. E, sempre un piacere, dai, abbiamo preso il caffettino e adesso andiamo al trabacco di nuovo. Quindi due parole e via. Ma com'è bello sto mestiere, incontrare i colleghi così, le colleghe. Ogni che tanto. Bello è. Ciao ragazzi. Come sei tu? Bravo, bravo ragazzo. Ciao, bravo ragazzo. Ciao. Adesso ci vedremo il nuovo ragazzo passare qua davanti. Eccolo lì che arriva, il chiodo.
questo va per montare, è vero? Sì, è dalla busto di battaglia. Poi si risparmia tanto, vero? Eh sì, capo, capo. Ok, ciao, buon proseguimento, a dopo, ciao, vai. Ciao, ciao, Ani. Ciao. Buongiorno a tutti, sono Massimo dalla Toscana, precisamente da Alto Pascio. Volevo fare un salutone a tutti voi, siete grandi, vi seguo sempre sul canale YouTube e niente, cosa dire, sono un vostro fan e collega perché anch'io sono camionista. Un salutone a tutti, buona strada a tutti, occhio vivo sempre, ciao bye.